trattativa riservata tenuta nascosta e concretizzata in pochissimo tempo. A sorpresa è stato infatti ingaggiato a titolo definitivo dalla Lazio Luca Crecco, centrocampista duttile, versatile, 23 anni il prossimo settembre, dunque ancora under, non farà lista. Leone lo conosce molto bene, lo aveva infatti già portato a Lanciano nell'estate 2015. A dire il vero, stagione non proprio fortunata per il calciatore romano, 10 presenze e nuovo prestito via Lazio nella sessione invernale gennaio 2016 al Modena, sempre in B, dove aveva giocato già da protagonista a 19 anni, campionato 2014-2015, 34 presenze nella Ternana. In totale, con l'esperienza successiva di Avellino, circa 70 gettoni di presenza in B. Centrocampista mancino, si diceva molto duttile, Crecco, che ha dalla sua un'ottima gamba, può infatti ricoprire il ruolo di esterno d'attacco e all'occorrenza anche quello di terzino. A 17 anni, nelle immagini, debutto in Serie A con la maglia della Lazio, gestione Petkovic in sostituzione di Ledesma, match con la Juve, forgiato nelle giovanili da Simone Inzaghi, che poi ritroverà in prima squadra. Aprile 2017, Lazio-Palermo 6-2, una gioia immensa, il primo ed unico gol finora realizzato tra i professionisti. Nell'ultimo campionato, fatto eccezione per le due partite disputate in Europa League, Crecco è rimasto di fatto a guardare. Zero presenze in campionato e per questo tanta sete di riscatto, tanta voglia di recuperare il terreno perduto. Contratto triennale col Pescara che lunedì riabbraccia Cristian Capone e martedì accoglierà Filippo Melegoni, altro gioiellino della cantera atalantina. Intanto countdown finito. C'è infatti la Team Cup, primo impegno ufficiale della stagione. All'Adriatico il Pordenone di Attilio Tesser. Recupera Fiorillo, indisponibili Del Grosso, Marras, Campagnaro, Elisalde, Canutè e lo squalificato Perrotta, che in merito e in generale sulle prospettive in campionato si esprime così. Quest'anno possiamo fare meglio dell'anno scorso. Fare meglio dell'anno scorso che cosa significa? Ma sicuramente l'anno scorso ci sono state delle scie d'onda troppi alti e bassi, diciamo. Noi vogliamo mantenere una scia costante di risultati il più possibile e tenerci aggrappati, diciamo, al gruppo di su. Questo credo sia il nostro obiettivo, perché comunque è inutile stare qui a parlare di vincere il campionato, di salvarci. Secondo me quello che deve fare il Pescara è restare in alto il più possibile per tutto il campionato. Non dobbiamo fare delle prestazioni convincenti e subito dopo poi fare delle brutte prestazioni. Io credo che... Costanza. Sì, che ci vuole costanza, perché comunque è la cosa che poi in Serie B fa la differenza. Sicuramente affronteremo una squadra che il Pordenone è molto forte per la Serie C, però noi dobbiamo farci trovare subito pronti. Io purtroppo sono squalificato e quindi salterò la prima, però spero che vedrò una squadra aggressiva e vogliosa di fare il risultato, perché comunque la prima davanti ai nostri tifosi non vogliamo sfigurare.